Mister Antonio, almeno a mia impressione, la tribuna a un certo momento sembrava disperato per i troppi errori dei suoi giocatori. Ma sì, nel senso disperato no, adesso, Sperato, però diciamo che non mi è piaciuto. scoraggiato, diciamo. Diciamo che secondo me la squadra comunque l'impegno oggi ce l'ha messo, ci abbiamo andato, purtroppo abbiamo regalato un gol e lì mi sono arrabbiato tanto perché abbiamo fatto due errori sul gol che non si possono concedere. Un primo tempo abbastanza equilibrato, abbiamo avuto un po' il predominio noi, però hanno avuto anche loro qualche occasione, sinceramente. Nel secondo tempo ho visto invece una buona San Benedettese che ci ha messo la grinta, l'impegno e li abbiamo chiusi un po' nella loro metà campo. Abbiamo subito qualche contropiede come è normale che sia, però credo che la squadra abbia meritatamente pareggiato e poi vinto i rigori. Quindi c'è stata quella reazione che almeno ci deve essere. Ha giocato a tratti oggi, secondo me, la San Benedettese. Ha avuto indicazioni importanti in questa gara, con i giovani specialmente. Ma indicazioni importanti le abbiamo avute perché come io è poco che sono qui, quindi dovevo conoscere i giocatori, poi un conto è vederli in allenamento e un conto poi vederli in campo, perché glielo dico ai ragazzi, in campo è un'altra cosa rispetto all'allenamento. Le indicazioni sono quelle che comunque abbiamo dei buoni under a mio avviso e alcuni sono ancora un po' indietro invece, quello è poco ma sicuro. Penso che sia stato lampante, però poi nel complesso la prova della squadra mi è piaciuta abbastanza, sono sincero. Niente di trascendentale, però ho visto una discreta San Benedettese, soprattutto nel secondo tempo. Senta, un'altra o due partite mancano per il mercato. Lei ha già le idee precise per come rafforzare questa No, squadra? adesso sinceramente non ne abbiamo neanche parlato perché come ho detto prima devo veramente conoscere ancora bene la rosa. Ho molti giocatori, non li abbiamo a disposizione, non mi piace piangere le assenze, non lo farò mai, però effettivamente ho 3-4 giocatori che non li ho quasi mai visti, anche se uno lo conosco che è di Siena, però lo stesso Lulli non l'ho ancora visto e altri giocatori che sono infortunati, quindi aspettiamo Diciamo perché che secondo me la squadra crescerà, sono convinto che possa fare con meglio. tutti gli over sarebbe un'altra squadra, io l'ho detto spesso. Beh, è normale, però sappiamo che in questa categoria ci sono anche gli under e devono giocare e secondo me ne abbiamo anche di validi, devo essere sincero. Poi magari siamo un po' corti in qualche situazione, però sappiamo anche che è stato un mercato difficile all'inizio, quindi non è facile sicuramente fare la squadra al 20 settembre. Però visto il distacco, per avere una speranza di rimontare, secondo me a dicembre dovrebbero arrivare giocatori di extra No, categoria. adesso, per adesso abbiamo sempre sbandierato il discorso di che vogliamo recuperare, però come ho detto prima lavoriamo e valutiamo domenica dopo domenica. Poi il mercato si aprirà a Non dicembre manca molto, e sì, la società farà insieme a me, spero, faremo le nostre valutazioni, però per adesso sinceramente non ne abbiamo parlato perché veramente questa rosa è ancora tutta da scoprire e ci sono giocatori importanti fuori. bene, grazie. Grazie a lei.